Andiamo avanti adesso e parliamo di un evento, il Valentino Days, che è stato presentato a Castellaneta. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio che segue. Quattro giornate dedicate al mito di Castellaneta, presentato il ciclo di iniziative Valentino Days, presentazioni di libri, convegni, rievocazioni storiche ed una commemorazione per celebrare il mito dell'attore conosciuto in tutto il mondo. Gli appuntamenti da sabato 27 aprile a lunedì 6 maggio nel Museo Rodolfo Valentino e nel centro storico di Castellaneta. È importante soprattutto in questo territorio, perché attraverso Rodolfo Valentino noi potremo avere tante altre cose, non solo Rodolfo Valentino. È proprio lui che ci porterà ad arricchire questo paese, che ha bisogno di essere arricchito, perché abbiamo un centro storico meraviglioso, un museo altrettanto meraviglioso. Per cui direi che attraverso lui possiamo arricchirlo sempre di più. Noi vogliamo riuscire a promuovere il nostro territorio impostando un progetto più ampio di sviluppo del turismo, ponendo proprio al centro la figura di Rodolfo Valentino, che ha consentito di far conoscere Castellaneta in tutto il mondo. Ma mi auguro che i turisti possano venire qui non solo per la figura di Rodolfo Valentino, ma perché intorno all'immagine di Rodolfo Valentino si è creato un circuito importante che parte dal centro storico per arrivare alla Marina, dove ci sono villaggi importanti che portano il nome di Rodolfo Valentino, e per conoscere anche i nostri ottimi prodotti tipici, quindi un progetto ampio che mi auguro possa essere conosciuto anche grazie al brand di Rodolfo Valentino in tutto il mondo. Dai turisti internazionali, ci auguriamo che sia così, ma anche quelli locali, perché probabilmente molti tarantini e molti pugliesi non conoscono le bellezze di Castellaneta, partendo da dove ci troviamo in questo momento, sia dal Museo Rodolfo Valentino. Io ti ringrazio per questa domanda e ti devo anche fare una confessione. Con molti miei compaesani, camminando per il centro storico e cogliendo degli scorci bellissimi del centro storico, ci siamo detti: ma neanche noi sapevamo che ci fossero queste bellezze. Dovrebbe essere un invito un po' a tutti quanti, noi compresi, a stare di più sul territorio e veramente imparare ad amarlo di più.